cuore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno, Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do la vita per esse, per la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Col passare dei secoli l'umanità cammina verso un punto più giusto come etica, come condotta di vita, forse anche come capacità di conoscenza di tante verità. Ma se non arriva la verità che è Gesù, è sempre nel buio. Va di qua e di là, ma non sa dov'è il punto di luce per tutti noi. La luce è Gesù. Ed ecco allora ancora un riferimento nel Vangelo di San Giovanni a Gesù buon pastore, che dà la vita per le sue pecore, per il suo gregge, per le anime affidate a lui. E anche necessario è che noi lo conosciamo, perché se no rimane la verità, rimane la redenzione. Gesù è morto e quella morte è lì, nessuno la cambia. Rimane anche la risurrezione. Gesù è risorto. Hanno fatto fatica a capirlo all'inizio, poi invece si sono resi conto che senza quella risurrezione il resto non valeva niente. Però è necessario che noi lo conosciamo. Ha voglia il sole a girare se una persona è cieca? Non vedrà mai. Allora dobbiamo trovarlo, Gesù, trovarlo nella vita di ogni giorno, nelle cose che facciamo, che pensiamo, che diciamo. Deve essere come il sale che condisce il cibo. Ed è vero, voi siete, dice Gesù, parlando ai suoi discepoli, il sale della terra. E se il sale non ha più l'efficacia, non serve a niente. Allora noi che abbiamo ricevuto la parola di Gesù, dobbiamo conoscere Gesù. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Che successe a Cana di Galilea? C'era Gesù, c'era la mamma, c'erano i discepoli, c'era tutta la gente invitata a nozze e le cose andavano avanti tranquillamente. Invece qualcosa andava storto e nessuno se n'era accorto. La Madonna si rende conto e avvisa Gesù che c'è da fare un miracolo. Gesù non dice niente. Non è che lui dice ai servi: adesso prendete le anfore preparate, lo dice la Madonna.
Allora il consiglio che ci viene da lei proprio è questo: ascoltate la voce del Signore, perché dentro il cuore vostro Gesù vi parla, vi consiglia, vi guida, vi esorta, vi rimprovera, vi incoraggia. È la voce della verità, è la voce dell'amore, è anche la voce della misericordia. E quindi allora impariamo proprio dalla vita della Madonna come capire e conoscere Gesù, come mantenerci in una condotta di vita degna del cristiano. Avete ascoltato il racconto di questa mattina dagli Atti, che ad Antiochia affluirono i primi discepoli di Gesù. C'era anche San Paolo insieme a Barnaba, stettero lì un anno a evangelizzare. Quella è una zona, la Fenicia è una zona greca, c'erano pochi giudei, ma pochi. Allora questi cominciano a parlare di Gesù ai pagani, agli idolatri, ai greci, e racconta San Luca che molti si convertivano. E per la prima volta lì furono chiamati i discepoli di Gesù cristiani. Ora, questa parola è scontata, no? Uno che crede in Cristo è un cristiano. Lì per la prima volta furono chiamati così, fummo chiamati così, perché ora siamo qui per questo, perché siamo anche noi cristiani. Affidiamo allora all'intercessione della Madonna. Oggi non solo abbiamo la Madonna addolorata esposta per memoria di quel miracolo della pioggia, ma oggi anche il 13 maggio ricorre l'apparizione della Madonna Fatima, e il programma che la Madonna ha suggerito: preghiera e penitenza. Quindi non basta avere la fede, ma bisogna condirla questa fede con tanta preghiera. Quello che manca al mondo è proprio la preghiera. Tante cose buone le facciamo, però si prega poco, diceva Padre Pio. E allora, ecco il proposito speciale di questa mattina. Poi riporremo la Madonna nella sua nicchia, ma il messaggio che lei ci lascia, che viene a ristorare un po' il nostro spirito, è questo: Madonna mia, aiutaci a conoscere Gesù. Rimani con noi anche tu, insieme a Gesù. E se noi abbiamo bisogno di un miracolo, pensaci tu, non ci lasciare soli. Noi ti vogliamo bene e tu insegnaci a volere bene a Gesù. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.